Segnali musicali e notizie nella notte. Un programma ideato e condotto da Rudy Siri e Stefania Nicoletti. Buonasera, buonasera a tutti quanti e bentornati a Forme d'Onda, come sempre qui su Spreaker. Buonasera da Rudy Siri e da Stefania Nicoletti, buonasera a tutti. Allora, questa sera abbiamo, diciamo, questa sorta di speciale silenzio stampa con Gigi Moncalvo, che salutiamo. Ciao Gigi. Ciao, buonasera a tutti e ben ritrovati. Allora, questa sera si parla di Gianni Agnelli, è dedicato, diciamo, specialmente, insomma, a questo argomento, come abbiamo già annunciato, insomma, anche sulla nostra pagina Facebook. Io direi di partire subito, Stefania, e parti tu, diciamo, con la prima domanda, perché qui già abbiamo i segreti della vita, diciamo, di questo personaggio, insomma, abbastanza, almeno per noi, ambiguo, diciamo così. Sì, Gianni Agnelli, perché? Perché oggi è l'anniversario della nascita di Gianni Agnelli, è il centenario. Agnelli è nato appunto 100 anni fa, il 12 marzo del 1921, e quindi abbiamo deciso, nonostante noi abbiamo già parlato diverse volte, abbiamo fatto delle puntate insieme a Gigi dedicate proprio ai suoi libri, Agnelli Segreti e I Lupi e gli Agnelli, poi li ricorderemo comunque nel corso della puntata, e anticipo già che comunque li potete trovare, se non li avete già letti, sul sito di Gigi, che è gigimoncalvo.it. Però abbiamo deciso, dato che appunto c'è questa ricorrenza, di dedicare questa puntata all'approfondimento della figura di Gianni Agnelli sotto molti aspetti, perché rientra anche un po' nel nostro concetto di silenzio stampa, perché sì, sono usciti degli articoli oggi, dei ricordi su Repubblica. Su Repubblica è uscita un'intervista a Kissinger in cui parla dell'Agnelli privato, diciamo, del suo rapporto con Gianni Agnelli, e poi ovviamente sulla Stampa di Torino sono usciti alcuni articoli per ricordare questa figura. Ma diciamo che a parte questo non c'è molto clamore, diciamo, attorno a questa ricorrenza. E io però partirei proprio da un personaggio di cui abbiamo spesso parlato anche in questi mesi insieme a Gigi, che è John Elkann, il nipote di Gianni Agnelli, che
attualmente alla guida di FCA, c'è stata anche questa fusione, che non è una fusione ma è un'acquisizione da parte dei francesi di PSA, e quindi se ne è parlato molto, ne abbiamo parlato molto anche qui a Silenzio Stampa, Forme d'Onda, ma partirei appunto proprio da queste dichiarazioni di John che sono state riportate dalla stampa, ma in realtà sono state riprese da Porta a Porta, perché ieri John è stato ospite a Porta a Porta da Vespa. Io devo dire che non l'ho ancora vista la puntata, quindi mi baso soltanto appunto su le frasi che sono state riportate sulla stampa. Non ho ancora avuto modo di vederla integralmente, di vedere integralmente questo video, però questa frase viene riportata. Allora, John Elkann dice che a Gianni Agnelli sarebbe piaciuta Stellantis. Ecco, tu che cosa ci dici, Gigi, di questo? È vero che gli sarebbe piaciuta Stellantis o John Elkann se la sta un po' raccontando? John Elkann se la suona e se la canta, in più trova come Bruno Vespa, che fa un pessimo giornalismo in questo caso, perché non mette nessuna voce contraria o alcuna voce di contestazione, e ne alza il ditino dicendo: ma siete portati via tutto dall'Italia, che cosa ci viene a parlare che suo nonno sarebbe contento di Stellantis? No, suo nonno sarebbe incazzato di Stellantis, perché la nascita di Stellantis e in particolare la vendita del settore automobili di fatto ai francesi è un tradimento da parte di John Elkann nei confronti di suo nonno Gianni e del suo trisnonno Giovanni Agnelli, il fondatore della Fiat. Gianni Agnelli, il nipote, quando ha ereditato la Fiat, ha avuto questa raccomandazione dal nonno prima che il nonno morisse nel 1945: mi raccomando, non smettere mai di costruire automobili. Perché? Perché il nonno di Gianni Agnelli guardava al prodotto, un prodotto non come oggi virtuale, il terziario, queste cose qua, no, un prodotto che si vede, che si tocca, che si sente, perché c'è un motore che romba. E quindi per lui il prodotto era quello, era la vite, il bullone, l'asse dell'automobile, il telaio, le gomme, la carrozzeria e tutto il resto. Gianni Agnelli ha fatto lo stesso, probabilmente, immagino, nei confronti del nipote, e ha usato lo stesso tipo di raccomandazione. Non vendi quello che ti pare, presumiamo, ma non vendere il settore automobili. Il nipote ha fatto tutto il contrario, e quindi venire oggi a dire, nei confronti di una persona che non ti può smentire perché è chiusa in una cassa da morto da ormai da 18 anni, Gianni Agnelli è morto nel 2003, andargli ad attribuire delle dichiarazioni, dei sogni, delle utopie, per giustificare un omicidio che egli ha fatto, una porcata che egli ha fatto, badando solo ai propri interessi e al denaro, anziché a quello che simboleggiava la Fiat, per la famiglia di Gianni, non per la sua, per la famiglia Agnelli. Lui infatti non si chiama Agnelli, si chiama Elkann, è un'altra cosa, una cosa completamente diversa. Beh, andare ad attribuire al nonno, è come dire: mio nonno oggi sarebbe fiero di me. Fiero di te perché dovrebbe essere fiero di te? Che hai fatto morire un marchio. La cosa che vale di più in un'automobile, in un prodotto, è il marchio, il nome, il logo. Fiat, fabbrica italiana automobili Torino. Non esiste più questo marchio. Chi lo ha ucciso? Chi lo ha trasformato in una cosa che si chiama FCA, Fiat Chrysler Automobiles? Lo ha trasformato, lo ha fatto John Elkann. E la trasformazione in FCA, un grande peso,
ruolo ha giocato naturalmente Marchione, senza che John Elkann frapponesse il minimo ostacolo. Quindi oggi venire ad attribuire a un morto, a uno che non c'è più e che non ha la possibilità di smentirti, una cosa del genere è una caduta di gusto, è una caduta di stile, è una caduta di certi valori che bene o male ci devono essere in una dinastia, in una royal family che non è più tale, è una ex famiglia reale, di cui resta ben poco. Mi fa venire in mente tutti quelli che usano i morti per mettere in bocca a loro che non possono più replicare delle cose incredibili. La cosa che mi viene in mente è Eugenio Scalfaro, che dopo la morte di Aldo Moro, dopo l'assassinio di Aldo Moro, ebbe il coraggio di fare una pagina dicendo: Aldo Moro mi aveva detto, con tutta una serie di lucubrazioni, di falsità e di invenzioni, che provenendo dall'alto pulpito, da colui che scrive non gli articoli del Zeviri, gli editoriali, ma le omelie, addirittura autoamantandosi di chissà quali poteri, di chissà quale ruolo, come se fosse su un pulpito anziché essere davanti al suo computer o alla macchina da scrivere, se ancora usa la macchina da scrivere. Ecco, mi fa venire in mente queste cose, cioè attribuire a un morto mi ha detto, il generale della Chiesa mi ha detto, Aldo Moro mi ha detto, Giovanni Agnelli mi ha detto. Beh, queste cose qua sono delle porcate, chiamiamole col loro nome, sono delle porcate, perché mancano di rispetto in colui, verso colui che non c'è più, e suonano come una sorta di tentativo di giustificare, di motivare, di farsi perdonare una colpa, in questo caso una grave colpa. E il fatto che nel corso dell'intervista con Vespa sia stata evidenziata l'unica cosa che faceva titolo, per il resto era acqua fritta, beh, fa capire che a John Elkann stava a cuore utilizzare, usare quel giornalista, quel programma e quell'intervista per trasmettere una cosa evidentemente che gli pesa, che gli è entrata nel cervello, di cui si sente colpevole. Cioè ha cercato di lavare in questo modo, vigliacamente, approfittando della morte di una persona, una colpa che egli ha, quella di aver tradito il desiderio, il volere, la volontà del nonno, di averla tradita, di aver disubbidito a quella richiesta, di non aver tenuto conto di quelli che sono i valori veri e fondamentali della vita, rispetto ai valori, quelli altri che a John sicuramente interessano di più, che sono i valori monetari, della finanza, del denaro, non dico del successo, perché poveretto, lo vedete, nemmeno in quelle occasioni sa vestirsi da capo o presunto tale della dinastia che gli vuole rappresentare, di cui si è autonominato capo della dinastia. Un capo di una dinastia non si presenta col pullover rosso, col pullover rosa, tre bottoni sotto la giacca. I pullover sono altri, i pullover sono quelli di chi li sa portare e di come li porta. Marchionne, un pullover rosa per di più. Cos'è un messaggio al suo adorato amico l'architetto Carlo Ratti di Torino? Che cos'è un messaggio al suo adorato Roberto Bolle, che l'architetto Carlo Ratti di Torino gli ha presentato? Quello è il mondo dei pullover rosa con tre bottoni. Noi a casa ci abbiamo il pullover con i tre bottoni, il pullover un po' liso nei gomiti, quello che si porta in casa, che è il più comodo di tutti, che è il più slabberciato di tutti, che è il più casual di tutti, ma che ti tiene caldo, che ti avvolge, che ti fa sentire protetto e non mette
il pullover rosa a tre bottoni per proteggere il delicato pancino, perché deve avere dei problemi gastroenterici, perché è sempre così pallido, ci deve essere un qualche cosa che turba la salute o l'apparato digestivo, o il fegato di costui. E quindi quel pullover rosa io lo intendo come un messaggio al suo adorato architetto Carlo Ratti. Andate a vedere su Google architetto Carlo Ratti, una bellissima scelta, un uomo formidabile, una persona formidabile. Studio in centro a Torino, studio di architettura, cattedra al Massachusetts Institute of Technology, grandi interessi artistici, grande intelligenza, grande gusto, grande stile. Ma bisognerebbe che l'architetto Carlo Ratti, nella sua immensa e formidabile esistenza, questo cinquantenne torinese quasi coetaneo di John, insegnasse al suo caro amico che cos'è lo stile, che lo stile non si limita a un abito, a come lo si porta, lo stile non si limita ad avere lo sguardo buono da bambino. Che non puoi detestare perché ha la faccia, John, di quello della porta accanto, ha la faccia di colui, del fidanzato, del futuro marito che tutte le madri italiane vorrebbero sposasse la loro figlia. E questo c'è riuscita una sola, c'è riuscita una sola principessa, perché il vecchio Agnelli, non Gianni, ma suo nonno Giovanni adorava l'aristocrazia, lui non poteva esserlo, lui veniva da una famiglia di coltivatori di bachi da seta, lui quando aveva fondato la Fiat era stato tenuto in un angolo all'inizio perché erano tutti aristocratici i suoi soci, Biscaretti di Ruffia, Scarfiotti e tanti altri, ma lui, dopo aver preso possesso del gruppo dei fondatori e a poco aver scavato il terreno intorno a loro, portandogli via le azioni, portandogli via il controllo della società e lanciando la società, aveva sempre avuto questo complesso. Essere aristocratico, essere ammesso, anche se vieni considerato un pervenuto, nel mondo degli aristocratici. E la sua direttiva ai 12 nipoti, ai 5 del ramo Nasi, cioè ai figli di sua figlia e dell'ingegner Nasi, e ai 7 del ramo Agnelli, cioè i figli di Edoardo e di Virginia Bourbon del Monte, aveva raccomandato a tutti i 12, mi raccomando, sposare un aristocratico o una aristocratica, incrociare il proprio sangue con i nobili. E gli hanno ubbidito, e gli hanno ubbidito, pochissimi gli hanno disubbidito, perché Clara ha sposato niente meno che un principe, il principe Fürstenberg. Poi ha dovuto ripiegare su Giovanni Nuvoletti che, poverino e simpaticamente, per poter rispettare, stare nei limiti di questa regola imposta dal nonno di Clara, si era autonominato Conte Giovanni Nuvoletti, una cosa completamente inventata, Conte Nuvoletti per Domini, al punto che l'avvocato lo prendeva in giro dicendo: questo è l'autonobile Fiat, cioè non è un nobile ma è un auto trattino nobile, uno che si è proclamato nobile. Passando a Gianni stesso sposa un'altra principessa, la principessa Marella Caracciolo di Castagneto di Melito. Passiamo avanti, Susanna Agnelli sposa il conte Rattazzi. Poi si dedica e prende un'altra strada e altri percorsi. Fino
fino ad arrivare sempre a una presunta nobildonna, Marisela Federici, una nobile o presunta venezuelana. Maria Sole Agnelli, Maria Sole Agnelli, la sorella di Gianni, di Susanna e di Clara, che sposa Teodorani Fabbri, il conte Teodorani Fabbri, coinvolto nel fascismo. Ci siamo dimenticati Cristiana Agnelli, che sposa il conte Brando Brandolini Dadda, nobile veneziano. Poi però preferisce un altro affascinante personaggio francese a Parigi, un personaggio molto importante nell'economia francese, colui che in pratica ha imposto la radio come mezzo di diffusione di massa in Francia. Umberto Agnelli, che in prime nozze disubbidisce, poiché non sposa una nobile, sposa Antonella Becchi Piaggio, figlia adottiva del padrone della Piaggio, ma poi in seconde nozze rimedia, sposando anche in questo caso la principessa Allegra Caracciolo di Castagneto, cugina di Marella. Giorgio purtroppo non ha avuto la possibilità di sposarsi, Giorgio il fratello dimenticato. Giorgio si è lanciato dalla finestra di una clinica psichiatrica, di un manicomio svizzero, che guarda caso è proprio a pochi chilometri dal luogo dove vive oggi Margherita Agnelli, la figlia dell'avvocato, l'altra reietta tenuta ai margini dell'impero, la madre di John, e dimostrazione della spietatezza di John. Sembra quasi una cosa simbolica. Sembra quasi una cosa simbolica che stai dicendo. Sì, perché c'era il cosiddetto matto nel manicomio di Rolle, si chiama il paese, tra Ginevra e Losanna, più vicino a Ginevra, e pochi chilometri più avanti, una decina di chilometri, c'è Allaman, questa volta più vicino a Losanna, che è la casa sul lago Lemano dove vive Margherita. Quindi là abbiamo colui che veniva definito con disprezzo anche dai propri fratelli, lo zio matto, e qui abbiamo quella che vorrebbero far passare per matta. Perché? Perché Margherita si è macchiata della stessa colpa che aveva Giorgio. Giorgio che cosa voleva fare? Voleva fare, stufo di essere preso in giro da Gianni, che faceva valere il fatto di essere il nipote maggiorasco, cioè il primo maschio, che cosa voleva fare? E Gianni lo prendeva in giro perché non tollerava che sua mamma Virginia avesse un debole, avesse una predilezione per Giorgio, per quel figlio maschio un po' strano e un po' strambo, che si ammalava continuamente e che lei vedeva così delicato, di cui era così preoccupata per il suo futuro, per la sua condizione, quindi sapeva che aveva bisogno soprattutto di affetto e sperava con il suo amore di mamma di riuscire a guarirlo da quei mali oscuri che in queste famiglie si annidano e ci sono indubitabilmente. Anche Lapo ha un male oscuro. Lapo, i bookmakers, i Lloyd di Londra scommettono su quale sarà la prossima occasione in cui Lapo, nonostante le promesse, nonostante le interviste con la Tofanin e con tutta quella banda della Magliana che conduce questi talk show che sono delle droghe per i più sprovveduti, nonostante queste interviste, queste sue promesse, la finta fidanzata portoghese che è legata a lui non da affetto e da amore ma da un contratto, perché questi fanno anche i contratti per la persona che ritengono abbia il privilegio di stare accanto a loro, un contratto. E quindi i bookmakers, i Lloyd di Londra, scommettono tra quanto tempo Lapo cadrà di nuovo in tentazione, tra quanto tempo
rientrerà in un rehab, una parola elegante inventata dai ricchi per dire riabilitazione. Il rehab altro non è che San Patrignano. Muccioli era l'antesignano di questi qui, non era Santa Barbara, Bel Air, in quelle località americane dove ci sono le cliniche, la famosa clinica Betty Reagan, la moglie del presidente Reagan, per gli alcolisti e tutto il resto. Ma la domanda è quando Lapo cadrà di nuovo in tentazione e se ci sarà qualche giornale che lo scriverà, perché soltanto se Lapo cadrà in tentazione all'estero ci sarà qualche giornale straniero che lo scriverà. Se cadrà in tentazione in Italia, pochi lo scriveranno, se non perché non ne possono proprio fare a meno, come ad esempio i giornali liguri, quando Lapo, ce lo siamo già dimenticati, venne trovato a forte velocità sulla sua Ferrari tra Portofino e Santa Margherita Ligure, insieme a uno spacciatore. E nella perquisizione, dopo essere stati fermati, lui fece cadere per terra una dose. E poi ci fu la perquisizione, un autentico scandalo all'Hotel Splendido di Portofino, con i clienti da 3.000 euro per notte delle suite che vennero svegliati dai passi un po' pesanti della polizia, del commissariato di Rapallo, che percorrevano il corridoio per entrare nella camera di Lapo alla ricerca di altre sostanze stupefacenti, come in molte altre cose. Ci sarà la ricaduta, c'è la ricaduta, c'è l'alibi di tentare di nascondere, di occultare attraverso giornali amici che fanno del male a costoro invece che fare del bene, perché li fanno sentire impuniti, li fanno sentire legibus soluti, cioè al di sopra della legge, come si sentiva Gianni, come si considerava Gianni, come faceva Gianni. E quando mai troverete qualcuno che abbia il coraggio di riaprire l'inchiesta sulla morte? Io parlo di morte, l'unica cosa sicura, non parlo né di suicidio né di auto. Di suicidio mascherato da omicidio, non parlo, dico la morte di Edoardo Agnelli. Quando mai troverete qualcuno che osi chiedere la riapertura del processo? Vedete, io sono contento adesso che ci sia, diciamolo pure, tanto cancan sulla morte di Rossi, quell'altro dirigente del Monte dei Paschi di Siena, il cui suicidio è chiaramente un non suicidio. Sono lieto che la figlia della seconda moglie di Rossi stia lottando per una persona che non era neanche suo padre, stia ottenendo dei risultati. Sono lieto che le Iene abbiano acceso i riflettori su questa storia. Sono lieto addirittura che sia stata costituita, pensate un po', una commissione parlamentare d'inchiesta. Ma le commissioni parlamentari d'inchiesta, se andiamo a prenderci i suicidi, tra virgolette, degli ultimi 20 anni della storia italiana, andavano aperte per il virgolette suicidio di Gabriele Cagliari a San Vittore, l'ex numero uno dell'ENI. Andavano riaperte per il virgolette suicidio di Raul Gardini, andavano riaperte per il virgolette suicidio di Edoardo Agnelli. Ma perché osano riaprirle
addirittura costituire delle commissioni d'inchiesta per Rossi, mi va benissimo, sono lieto, qualunque cosa che porti all'accertamento della verità o all'accensione dei riflettori su un caso che il potere vuole che non sia sotto i riflettori, come quello del Monte dei Paschi di Siena, perché nasconde interessi giganteschi del partito che tutti sappiamo, che a Siena spadroneggia, degli uomini politici che per anni hanno usato il Monte dei Paschi come roba loro, l'onorevole Massimo D'Alema. Adesso, vedete, a Siena ci saranno le elezioni politiche supplettive per sostituire un altro scelto dal PD, naturalmente scelto nella classe operaia, cioè il banchiere Padoan, per andare al Monte dei Paschi di Siena. Quindi si deve dimettere da deputato. Allora, dimettendosi da deputato, si libera il collegio. E chi è che hanno già pronto a candidare nel collegio di Siena, dove ambiva quel poveretto di Conte? Ogni volta che si libera una poltrona, Conte si mette in pista perché sperava che dessero a lui il collegio sicuro di Siena. E secondo voi il PD rinuncia, pur nella sua follia attuale, a tenere quella poltrona così importante in una città decisiva come Siena, dove c'è il Monte dei Paschi? Neanche per sogno. E allora chi ci metteranno a sostituire il senatore Padoan nel collegio di Siena? Eccolo lì, fa parte del pacchetto le richieste di Enrico Letta. Eccolo lì, Enrico Letta non è parlamentare, allora lo candidiamo a Siena. Quell'Enrico Letta di cui anche nell'ultima puntata mi ero posto quella domanda, la cui risposta sta arrivando dopo anni. Ora, per i poteri forti, per le banche, per la comunità di Sant'Egidio, che è uno dei centri di potere più grandi che esistono in Italia, non si spiegherebbe per quale ragione ogni volta che la cancelliera, ancora per poco Angela Merkel, viene in Italia, prima di andare a Palazzo Chigi o prima di andare in visita al Papa, passa da Ricciardi a Trastevere, alla comunità di Sant'Egidio. Guardate, in questa epoca di vaccina sembra che il vaccino lo distribuiscano solo nella comunità di Sant'Egidio, che tutte le dosi siano andate là, perché là c'è questo signore che è stato ministro nel governo Monti, non dimenticateli mai, ministri del governo Monti, non dimenticateli mai, Passera, La Fornero, non dimenticateli mai costoro, non dimenticateli mai, andate sempre a vedere, non dimenticatelo mai, Monti, anche lui senatore a vita, fatto da Napolitano 24 ore prima di affidargli l'incarico di costituire il nuovo governo. Beh, questi centri di potere, io mi sono sempre chiesto, ma se c'era uno affidabile, se c'era uno che faceva quello che i poteri forti volevano, se c'era uno che obbediva senza neanche alzare il ditino dicendo ma se, ai boh, senza fare nessuna obiezione, se c'era uno che di cui potevi essere sicuro che eseguiva pedissequamente i tuoi ordini e perseguiva pedissequamente i suoi interessi, quello era Enrico Letta, il prototipo del democristiano comunista, non del capo comunista, comunista è roba del passato, sono Lettini Anselmi, sono Rosi Bindi, sono dei dinosauri che appartengono ormai alla preistoria. No, questo nuovo essere democristiano piddino alla Franceschini, questi qua da golpe, da dietro le tende, da coltellamento, da trama, col kit dei coltelli sempre pronti, col Chris Malese sempre a portato di mano. Beh, perché, mi chiedevo, accoltellare, far fuori Enrico Letta, che era così affidabile, che era così sicuramente pronto a eseguire qualunque cosa i poteri forti gli chiedessero di fare, poteri forti a livello internazionale, a cominciare dagli adorati, dalla base elettorale del PD, cioè i banchieri, il partito dei banchieri.
il partito delle banche, il partito della Banca d'Italia. Pensate un po' che evoluzione, altro che rivoltarsi nella tomba Gianni Agnelli per quello che ha detto col pullover rosa suo nipote. No, qui c'è della gente che si rivolta a Berlinguer, Gramsci, gente come Chiaromonte, il senatore Chiaromonte, Pajetta, e ce n'è per così. Ecco, mi chiedevo, ma perché far fuori uno come Enrico Letta, dopo che lo hai messo lì, dopo che ha ubbidito, dopo che ha sempre fatto il bravo, per mettere al suo posto uno scaparrone, indisciplinato, che gli piace il profumo del dollaro, come Matteo Renzi? Ma per quale ragione tu vai a togliere uno sicuro? Chiunque di noi, se avesse la possibilità di mettere un fantoccio alla presidenza del Consiglio, sceglierebbe un Enrico Letta, perché è il prototipo proprio di quello che non ti fa girare i coglioni, di quello che ubbidisce, di quello che esegue. E allora perché sostituire uno che è sicuro al 100% con un altro di cui al 100% non sei sicuro? Eccolo l'errore. Quell'altro che sostituiva Gianni Letta, noi credevamo che non fosse sicuro al 100%, ma invece dava ancora più garanzie di Enrico Letta, dava ancora più affidamento evidentemente di Enrico Letta, dava ancora più sicurezza di eseguire, di ubbidire, di fare quello che i costruttori di aerei in Arabia o i grandi interessi americani rappresentati da Obama chiedevano, imponevano a quella colonia che considerano l'Italia. E oggi abbiamo il ritorno di Enrico Letta, quasi in chiave punitiva nei confronti di colui che gli aveva scritto stai sereno e lo aveva accoltellato alle spalle. Allora cos'è? I poteri forti hanno ripreso in pugno la situazione dicendo la dobbiamo far pagare a Matteo Renzi. Perché? Perché ha fatto cadere il governo Conte. La dobbiamo far pagare perché ci ha fatto qualche sgarro, perché non ci ha tutelato qualche interesse. Ma cari banchieri, ma che cosa devono fare di più questi qui perché voi siete contenti? Su, accontentatevi dei miliardi che vi danno. Qui tutte le risorse contro il Covid non vengono destinate alla produzione dei vaccini, alla distribuzione dei vaccini, alle spese sanitarie, a rinforzare gli ospedali. No! Tutti i miliardi vengono dati alle banche. L'Europa non è capace di ordinare i vaccini e di tenere testa ai produttori come la Pfizer, come AstraZeneca, eccetera, ma è bravissima l'Europa nel fare leggi, nel prendere provvedimenti, nel assumere decisioni che portino pacchi di denaro, vagoni di denaro alle banche, ai banchieri. E allora mi viene il sospetto che il partito dei banchieri, il PD, fosse stufo di questa banda di sciamanati come Zingaretti, come Bettini, questi scappati da casa qui che li vedete. Cioè, l'emblema del PD che ancora i dirigenti pidini non vogliono capire è che è troppo romano il loro aspetto. I Franceschini è diventato romano anche lui. I Del Rio sono troppo emiliani. Non parliamo di Bersani, che è quello che dice paradossalmente ancora le cose più serie, purtroppo non conta più niente. Ma gli Zingaretti, i Bettini, tutta sta gente da trame, altro non sono che l'evoluzione di quel prototipo, di quella costruzione in laboratorio che sembra avvenuta nel laboratorio di Frankenstein, l'homus veltronianum. Veltroni, il più grande paraculo che esista in Italia, il più grande esempio di paraculismo che emblematizza, rappresenta, simboleggia una delle caratteristiche fondamentali di questo paese, il paraculismo. Cioè, dovunque tu lo metti, Veltroni, lui si adegua camaleonticamente. Ti dice che va in Africa, facce di culo poi, perché, cioè, non dite lo vado in Africa, dite vado
in Danimarca, è già più vicina, quindi se non vai non se ne accorgono. No, no, no. Probabilmente dall'Africa ci deve essere stata una levata di scudi con gente per le strade che gridava no, Veltroni no, per favore no, piuttosto la fame, piuttosto la siccità, piuttosto le colera, le malattie, ma Veltroni no. Questo c'è da fare un film, eccolo lì. C'è da fare un programma televisivo, eccolo lì. C'è da fare un libro, eccolo lì. C'è da scrivere un editoriale su Corriere della Sera, eccolo lì. E lo vedrete quando diventerà direttore editoriale del Corriere della Sera, perché noi siamo qui senza tener conto che questi si scannano non per come risolvere sto problema dell'assenza di questo partito, il PD, della sua storia, della gente che ha sudato, che si è bruciata le mani con l'olio bollente nelle feste dell'unità per friggere il gnocco fritto in cui avvolgere la mortadella e per far su qualche soldo per il giornale di partito. No, non è fatto di questa gente per bene, è fatta di banchieri. È il partito dei Profumo, è il partito dei Gualtieri, è il partito dei Padovan, è il partito dei Micicchè, il partito del San Paolo di Torino, di Banca Intesa, dei Palenzona, dell'Unicredit. A loro non sta a cuore il bene dell'Italia, la salvezza della popolazione dal Covid, dalla pandemia. No, 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 a loro sta a cuore l'Unicredit, sta a cuore il Monte dei Paschi, sta a cuore Banca Intesa, sta a cuore Banca Etruria. Vedete, e qui stiamo per tornare su Agnelli, perché altrimenti qui prendiamo una strada che non sappiamo più come uscirne. Ecco, Agnelli aveva non ha suscitato nessuna nostalgia, se avete notato. John Elkann, che ieri dice il suo sogno sarebbe stato Stellantis, ti vorrei chiedere: che cosa hai fatto tu? Quale manifestazione hai organizzato? Quale convegno? Quale forma di commemorazione hai messo in piedi, hai patrocinato per celebrare, per ricordare la nascita di tuo nonno, il centenario della nascita di tuo nonno? Pensate che costui, che non fa nemmeno una manifestazione, non organizza neanche un convegno con qualche trombone, ci metti il professor Castoronuovo, ci metti tutti questi qua, ci metti Giordano Bruno Guerri, che non vuole ancora ammettere che non glielo pubblicheranno mai il libro, che ha preso i soldi e se n'è andato. È uscito un altro libro di storia di Giordano Bruno Guerri, e della conferma che il suo libro su Agnelli non uscirà mai, perché uno scrittore che sta per uscire con un libro sulla Fiat e su Agnelli non farebbe uscire, ne sono usciti due nel frattempo, di che lui sta aspettando, dice che sta aspettando la traduzione in 7 lingue, credo ci sia anche lo Swahili e il Pashtun. Ma quanto ci mettono questi qua, questi 7, a tradurre? Quanto ci mettono? 3 anni per tradurre un manoscritto? Oh, Madonna, ma cos'è? Nuovo. Bene, allora, pensate che John Elkann, che non celebra il centenario della nascita di suo nonno, la persona a cui deve tutto, quando vuole le celebrazioni le fa. Perché lo sapete che cosa ha fatto John Elkann pochi anni dopo la morte di suo nonno, in un momento in cui non c'entrava niente, perché erano passati solo 5 anni dalla sua morte? Non si celebrano i 5 anni dalla morte di una persona, si celebrano i 10 anni, il primo anno, i 20 anni. No, lui nel 2008, quando è scattato il 23 gennaio il 5° anniversario della morte, avvenuta nel 2003, che cosa ha fatto? Ha organizzato in fretta e furia una mostra fotografica sul nonno, all'interno di un posto squallido e buio, al piano terra del Vittoriano, del monumento al Milite Ignoto,
posto umido, scuro, buio, con quattro pannelli messi in piedi, le didascalie fatte da Marcello Sorgi, il lacchè della casa. E lo sapete, perché una mostra fotografica in cui Sorgi si è perfino dimenticato, diciamo benevolmente così, di fare le didascalie giuste. C'era per esempio una foto dell'avvocato sul suo aereo privato molti anni fa, quando i suoi due figli erano piccoli, Margherita e Edoardo, e la didascalia diceva: l'avvocato Agnelli a bordo del suo aereo privato insieme al figlio Edoardo. Punto. Ora, pur di cancellare la realtà che c'era anche una figlia, hanno recuperato il figlio che di cui hanno festeggiato la morte quando l'hanno trovato sotto dal ponte. Ma perché ha fatto quella mostra John Elkann a 5 anni soltanto dalla morte di suo nonno? Perché gli voleva bene, perché voleva venisse ricordato, perché voleva onorarne la memoria. No, lo ha fatto in quel giorno di gennaio, il 24 gennaio del 2008, perché quello stesso giorno a Torino, in contemporanea, si teneva la prima udienza presso il Tribunale Civile della causa che sua madre Margherita aveva intentato contro Gabetti, Grande Stevens e Siegfried Maron per la questione dell'eredità, per il rendiconto. E allora, affinché i giornali servi, tra una notizia importantissima, la prima udienza in tribunale sulla causa di Margherita, sull'eredità di Agnelli, suo padre, e una notizia molto originale, una mostra fotografica all'interno di questo luogo squallido, di questi locali così bui e freddi, naturalmente i telegiornali con Mimum in testa, il compagno, glorioso compagno Mimum del TG5, dedicato 3 minuti di apertura con interviste a John Elkann, a Gabetti, a tutta la banda della Magliana. Quindi 5 anni dopo, quando gli interessava offuscare un altro fatto di cronaca molto più importante, molto più eclatante, molto più significativo, John Elkann non ha esitato a ricordare il nonno. Adesso che c'è un'occasione, che ci sarebbe stata un'occasione di questo tipo, il centenario della nascita, silenzio. Indossa il pullover rosa tanto caro a Carlo Ratti e a John Elkann e a Robertino Bolle, e va porta a porta. Quindi vedete che non gliene frega niente di ricordare il nonno. Non ha nessuna nostalgia del nonno. Anzi, è uno di quelli che ha messo in giro la voce. La grande fortuna di Sergio Marchionne è stata di non aver mai incontrato Gianni Agnelli. Pensate un po' che frase tremenda. La grande fortuna di Sergio Marchionne è stata quella di non avere mai incontrato e conosciuto di persona Gianni Agnelli. Perché? Cosa avevano paura? Che Marchionne si infettasse? Cosa avevano paura? Che Gianni Agnelli fosse portatore sano di un virus che si chiamava non sapere più fare le automobili, avere portato una società in crisi, nonostante le camionate di denaro pubblico non essere riuscito a far quadrare i conti, aver creduto più in Romiti, l'uomo mandato da Cucce, da Mediobanca, piuttosto che a suo fratello Umberto, umiliato di fronte a Romiti, di fronte a Cuccia, in decine e decine di occasioni. Beh, probabilmente John Elkann sarà capace a fare i soldi, ed è facile fare i soldi vendendo ciò che ti hanno regalato, vendendo ciò che è tuo, ma non perché lo hai meritato e lo hai costruito, ma semplicemente perché una congiura di palazzo ti ha consentito di accoltellare tua madre alla schiena, tua madre,
di entrare in possesso di tutto questo ben di Dio. Sono capace anch'io a vendere la Magneti Marelli, sono capace anch'io a vendere la Partner, sono capace anch'io di vendere, perché è una vendita, come hai detto prima, è una vendita ai francesi, lo ha detto perfino Prodi. Si è mai visto un consiglio di amministrazione dove ci sono 6 francesi e 5 italiani che tutela gli interessi degli italiani? Si è mai visto un consiglio di amministrazione dove c'è addirittura un rappresentante nominato dal governo francese che tutela gli italiani? Ma perché credono che la gente sia così idiota? Forse hanno ragione, forse hanno ragione. Io vedo che ci sono certi imbecilli che dopo anni dei miei libri, sono libri faticosi, pieni di documenti, con delle libri mai querelati, libri che non hanno mai avuto un'azione legale, perché qualunque esponente della famiglia, se si fosse sentito offeso, se avessi scritto delle cose non vere, vi avrebbe mangiato vivo, mi avrebbe fatto delle cause miliardarie per rovinarmi. Nessuno ha fatto niente. Primo libro uscito nel 2009, secondo libro nel 2013, terzo libro nel 2016. Dico queste date perché in Italia si può fare causa, anche civile, dopo 5 anni dal momento della pubblicazione del libro. Niente. Niente, solo un avvocato qua di Torino che ha scritto che avevo rivelato una mail intercorsa tra lui e Giovanni Minoli con la redazione della Storia Siamo Noi, che volevano fare una certa ricostruzione di parte della morte di Edoardo Agnelli, e dicevano a questo avvocato: abbiamo in studio 2 esperti che sosterranno la tesi che sta tanto a cuore alla famiglia, e cioè che lui è morto per precipitazione, cioè lanciandosi nel vuoto. E chi erano questi 2 esperti? Che Minoli naturalmente non forneva un esperto che dicesse il contrario o in qualche modo contestasse la versione ufficiale. No, no, no. I 2 esperti erano l'allora colonnello dei Carabinieri Garofano, alla vigilia delle dimissioni dall'arma e quindi dal passaggio al grado di generale, e il professor Testi, medico legale di Torino. Guarda qua, di Torino, non ne cercano uno di Milano, di Torino, ecco. Allora questo avvocato scrisse dicendo: è stata violata la mia privacy perché è stata rivelata una mail intercorsa tra me e la redazione. Tutto quello che sono riusciti a rilevare nei miei 3 libri, che sono di 500 pagine ciascuno, quindi ci sono milioni di parole dentro, è stata questa cosa qui. Naturalmente la cosa non ha avuto nessun seguito. Ebbene, qualche idiota continua a scrivermi: ma lei perché ce l'ha così tanto con gli Agnelli? Allora la mia risposta è la seguente: sì, ce l'ho con gli Agnelli, per quello che hanno rubato dai nostri portafogli, per quello che hanno portato via dei portafogli di mio padre, di mia madre, dei miei parenti, per quello che hanno portato via dal portafoglio degli italiani nel silenzio acquiescente, complice e criminale della classe politica. Sì, ce l'ho con gli Agnelli, per la loro depravazione, per la loro tossicità in tutti i sensi, per le loro abitudini, per i loro vizi, per i loro messaggi negativi, per aver fatto passare in questo paese che i debiti li paghiamo noi cittadini e i profitti se li intascano loro. Dovrebbero avercelo tutti i 60 milioni di italiani con gli Agnelli, dovrebbero essere i più furibondi di tutti. Dovrebbero essere coloro che finalmente aprono gli occhi, non che si fanno travolgere dalle salivazioni dei Cazzulo sul Corriere della Sera, Repubblica, Molinari, Kissinger, il criminale Kissinger, l'inventore di Bilderberg, l'inventore del gruppo di Aspen, l'inventore della Trilateral, il supermassone, quello della guerra nel Vietnam. Sono diventati tutti vergini immacolate costoro. Il loro passato non conta, i loro crimini non contano.
le inculate che hanno dato ai popoli di tutto il mondo non contano. E allora, certo che ce l'ho con gli agnelli, per quello che hanno fatto di male in questo, a questo paese. Sì, hanno fatto anche qualcosa di bene in anni difficili, creare dei posti di lavoro, creare l'industrializzazione del paese, ma a quale prezzo? A quale prezzo? Al prezzo di deportare milioni e milioni di persone dal sud, trapiantarli a Torino, dove venivano accolti da cartelli "non si affitta ai meridionali" o "si affitta solo a ore", dato che mancavano i posti letto. È stato quello di trasformare l'Italia in un'autostrada in cui c'è solo il trasporto su gomma e non il trasporto su rotaia o il trasporto via mare, dato che siamo una penisola bagnata per tre quarti dal mare. Beh, chiunque faccia i suoi ragionamenti, ma voglio fare un'avvertenza per gli idioti. Voglio fare un'avvertenza per gli idioti, il cui secondo argomento, dopo avermi detto perché lei ce l'ha così tanto con gli agnelli, il secondo argomento è: attenzione che questo è il più bello di tutti, cioè perché ha aspettato che Gianni Agnelli morisse prima di scrivere i suoi libri. Questa è la più idiota e la più bella di tutte, perché il mio primo libro è uscito nel 2009, il mio libro sugli agnelli, cioè I lupi e gli agnelli, è uscito nel 2009, cioè 6 anni dopo la morte di Gianni. Allora è chiaro che io non avrei mai potuto scrivere questi libri né quando Gianni Agnelli era vivo, né qualche anno dopo la sua morte, e forse mai avrei potuto scriverlo. Perché? Perché non c'erano i documenti che provavano le sue nefandezze, perché non esistevano le carte che provavano quali scheletri nell'armadio aveva. E quindi che cosa è capitato? È capitato a me, che mai più avrei immaginato di scrivere non uno ma 3 libri sugli agnelli, anche perché non c'era niente da scrivere. Se non ci fossero stati i documenti, io avrei trovato uno spazio già occupato, perché c'era lo spazio solo per il leccaculismo, solo per l'elegia, solo per l'esaltazione, solo per la mitizzazione. C'erano gli Enzo Biagi che scrivevano libri di 200 pagine spiegando dal punto di vista sociologico e comportamentale 2 aspetti fondamentali, cioè perché, per quale ragione Gianni Agnelli porta l'orologio sopra il polsino della camicia e perché Gianni Agnelli porta la cravatta sopra il pullover. Cazzo, sono 2 aspetti fondamentali quelli lì, 200 pagine, e che cazzo ragazzi, ma vi rendete conto dell'ignoranza di questo paese? Allora, io ho dovuto aspettare, ma non avrei mai più immaginato di poter scrivere un libro sugli anni. Perché? Perché non c'erano le carte, perché non c'erano i documenti. Ma nel momento stesso in cui i documenti sono saltati fuori, per la ragione semplicissima che la figlia di Gianni Agnelli, Margherita, nel 2007 ha presentato al Tribunale Civile di Torino la causa per avere il rendiconto dei beni di suo padre, io mi sono detto, da giornalista normale, perché sono un giornalista normale, mi sono detto, fuori classe, sono Travaglio, mi sono detto: ma Mieli, questi qui cazzulli, Molinari, Giannini che parla di Agnelli, che non l'ha mai conosciuto, per la serie Gli allievi di Scafari, mi sono detto: ma se la figlia di Agnelli si rivolge a un tribunale, è chiaro che davanti ai giudici, in un'aula di giustizia, tu non puoi portare delle chiacchiere da bar, dei si dice, delle ipotesi, delle lucubrazioni, ma devi portare delle prove, dei documenti, delle carte, degli statuti, delle ricevute bancarie, dei conti di finanziarie con i nomi delle società alle isole Cayman o nelle BVI, le British Virgin Islands.
E quindi, oltre a portare dei testimoni, e quindi, dato che in maniera lecita è possibile per un giornalista di buona volontà riuscire a trovare un canale che gli consenta di avere le copie di questi atti depositati in una cancelleria, mi sono detto: se riesco ad aprire questo canale e a trovare queste carte, ho fatto bingo, perché metterò le mani sul lato nascosto del pianeta Gianni Agnelli, il lato oscuro, più misterioso, che hanno cercato di nascondere per tutta la vita e che, guardate la Nemesi, che cos'è? E che proprio la figlia, dell'avvocato ha deciso di portare alla luce, perché la Nemesi di questa storia e dei miei libri è la seguente: ci hanno messo 80 anni per creare il mito dell'avvocato Agnelli, giornalisti, cortigiani, leccapiedi, palafrenieri, famigli, servi, maggiordomi, ci hanno messo 80 anni per costruire questo monumento, ma è arrivata, guardate la Nemesi, la figlia, sua figlia, a distruggere e a incrinare questo monumento e a picconarlo. Ora, un giornalista che mette le mani su questi documenti, li trasforma in libri, perché non sono libri scritti come i documenti verbali dei processi, eccetera, sono racconti veri su documenti, su episodi veri, su fatti veri. Uno che fa questo tipo di lavoro di informare deve porsi la domanda: oddio, ma sto turbando il mito creato sull'avvocato Agnelli, sto incrinando l'immagine dell'avvocato Agnelli, cazzo. No, la domanda che mi sono fatto è: ho elementi a sufficienza per scrivere questi libri, ho documentazione a sufficienza, ho elementi a sufficienza che mi consentano di non incorrere in questioni civili o penali? In grande giudiziaria, vista la potenza di costoro, la mia risposta è stata: sì, ce li ho questi elementi, e c'ho talmente tanti documenti ancora di tutti i processi che si sono svolti, che ancora si stanno svolgendo, in particolare quello decisivo a Ginevra, al Tribunale di Ginevra, in cui c'è Margherita Agnelli contro John Elkann. Prima era Margherita Agnelli contro Marella Agnelli, quindi madre contro figlia contro madre. Dopo la morte della madre è stato chiamato come controparte John, come erede per il 99% dei beni di sua nonna nascosti a Margherita, poiché facevano parte del patrimonio di Gianni Agnelli. Ebbene, ho messo le mani in maniera lecita su una quantità di documenti enorme. E io, il libro che sto scrivendo, Agnelka, sto pensando di farne 3 volumi, perché vengono fuori troppe pagine, c'è troppa roba da raccontare. Addirittura. C'è troppa roba da raccontare, capite? E questo è il punto. Non ci sta tutto, non ci sta tutto in un volume soltanto, oltre ai 3 che sono già usciti. Perché io ho l'illusione che la gente deve sapere, che la gente deve essere informata, che la gente, se ha il cervello sul collo, poi si farà il giudizio che vuole, ma nessuno deve permettersi di dire che io ce l'ho con la famiglia Agnelli, e secondo, che io ho aspettato la morte di Agnelli per scrivere questi libri, perché se ci fosse stato in vita, finché c'era in vita l'avvocato Agnelli, non avevo il coraggio di scrivere. No, non avevo il coraggio, coglioni. Non c'era il materiale. Non avevo i documenti. Certo. Non c'era il materiale, coglioni. Certo. Bisogna dirglielo, spiegarglielo, dire che cazzo scrivevo sull'avvocato Agnelli, polsino e la cravatta. Che cosa scrivevo, coglioni? Giusto. Ho fatto forse male nel momento in cui ho visto la notizia che la figlia aveva fatto causa a cercare a Torino
questi documenti, e poi a Milano alla Procura della Repubblica, e poi in Svizzera, e poi nel processo di appello a Torino, e poi alla Cassazione per il conflitto di giurisdizione, e poi ancora in Svizzera. Ho fatto male? No. Dovevo chiedere il permesso agli idioti, dovevo chiedere. Chiedere il permesso a Marcello Sorgi? Ma che cosa dicono questi coglioni qui che non ragionano? Io ricevo dei messaggi che certe volte mi fanno girare i marroni in una maniera incredibile, perché il livello di ignoranza, quelli che dicono lei è invidioso di Agnelli, questi coglioni qua, ma cosa me ne frega del denaro sporco? Se fossi stato un lestofante, finiti i primi libri, avrei mandato il manoscritto alla Real Casa dicendo che in cambio della non pubblicazione chiedevo a loro di fare un'offerta, quelli che dicono invidioso degli Agnelli, il denaro degli Agnelli, eccoli lì, questi leoni da tastiera che si nascondono dietro i nickname e che sono pronti a lanciare sentenza senza capire un cazzo, perché non capiscono un cazzo. È gente che compra la stampa, è gente che compra il Corriere, è gente che compra Repubblica e si crede di essere informata. Sono della gente. Mi viene in mente, mi sto mettendo le mani nei capelli o in quei pochi che ho, mi viene in mente Forchielli, quello che veniva imitato da Crozza. Avete notato questo Forchielli? Ora che sarebbe il momento di intervistarlo in tutti i talk show, perché parlava di Cina. E quindi sarebbe bello conoscere l'opinione di Forchielli, l'imprenditore Forchielli che ha sempre fatto affari con i cinesi, su questa vicenda del Covid, sul PIL cinese, sul fatto che noi gli abbiamo regalato le siringhe e le mascherine, poi adesso le abbiamo comprate indietro a carissimo prezzo. Perché non intervistano più Forchielli? Avete notato? Bisognerebbe che qualcuno di questi leoni da tastiera che passano ore davanti alla televisione, davanti ai siti internet, facessero un bel lavoro. Prendessero un quadernetto o un foglio Excel sul loro computer e segnassero i nomi degli ospiti dei vari talk show, sera dopo sera. E dopo aver tirato giù l'elenco delle frequenze, l'elenco delle presenze, di fianco segnassero quelli che invece non vengono invitati. Forchielli, perché non viene più invitato? Basterebbe andare a vedere l'anno scorso di Crozza, 2 anni fa di Crozza, 3 anni fa di Crozza, per vedere ma come mai non intervista più Forchielli, non imita più Forchielli, come mai nei programmi più seri non c'è più Forchielli. Ma non lo so, io ho letto alcuni libri di Forchielli, mi sembravano libri molto documentati, molto seri, molto pieni di dati, molto pieni di considerazioni su questo mondo lontano cinese, visto dal punto di vista di uno che fa l'imprenditore, quindi si fa i suoi affari. Ma per esempio nei business che sono sorti post-Covid, soprattutto originati dalla Cina, chissà Forchielli che tipo di business ha fatto, che cosa si è inventato per rimanere nella scia delle sue conoscenze oltre la muraglia cinese, dei suoi contatti, dei suoi broker, dei suoi importatori, dei ministri, dei politici che egli conosceva. Ecco. Quindi, riassumiamo perché l'anniversario della morte di Agnelli non desta nostalgia, emozione, nulla, ma solo curiosità pelosa. Primo, perché la figlia di Agnelli ha preso dall'Italia, cioè da noi, più di quello che ci ha dato. Più di quello che ci ha dato. Per un certo periodo ha dato tanto, quindi figuriamoci quanto ha preso. Ha preso 100.000 volte di più. L'Italia è stata disegnata a immagine e somiglianza degli interessi della Fiat, questo è il punto grave. Non in base agli interessi del paese, dei cittadini. Ecco perché non si possono fare le riforme. Perché tu qui hai due blocchi, o avevi due blocchi, il Vaticano e la Fiat. E quindi non potevi intraprendere delle politiche e disegnare l'Italia, progettare l'Italia a somiglianza degli interessi dei cittadini, ma dovevi farlo a somiglianza degli interessi del Vaticano e della Fiat. Secondo, quello di Agnelli è sempre stato un capitalismo protetto, il più protervo, quello che appunto socializzava le perdite e privatizzava i profitti.
Vedete, qualcuno ha sentito per anni una sorta di dovere nel difendere la Fiat, quasi fosse una forma di nazionalismo e patriottismo, ma sbagliava, perché la Fiat, ancora una volta in nome dei suoi interessi, sognava, come dice Gionelka, di deitalianizzarsi, di andarsene via, di lasciare tutti in braghe di tela come poi ha fatto. Terza ragione per non rimprangere, non celebrare Agnelli: c'era un alone, un'atmosfera di intoccabilità su tutto quello che apparteneva al suo reame, dall'industria pesante fino alle armi, fino al calcio, passando per le auto, la Ferrari e tutto il resto. Quarto, perché l'editoria era ai suoi piedi e lo è ancora, e nessuno può veramente e seriamente osare di dire qualcosa su di lui, sulla sua azienda, sulla qualità delle sue auto, sulla loro sicurezza e in generale sui suoi metodi di potere. Bene, il Marcello Veneziani in questi giorni ha scritto che quando fondò un settimanale nei primi anni 90, ed era un bel settimanale francamente, un giornalista assai scafato che curava le pagine economiche di un grande giornale gli disse: caro Marcello, attacca tutti, anche la mafia, ma lascia stare la Fiat e l'avvocato. E Jan Skavronsky, uno dei migliori amici, o forse uno dei più illustri amici di Gianni Agnelli, recentemente, alla fine di febbraio, in un TG2 dossier, al quale sono stato intervistato anch'io, ha detto una frase molto strana. Era molto curioso, amava conoscere le persone un po' borderline, anche i mafiosi. Non a caso sua figlia Margherita, in un libro che non è mai uscito ed è intitolato Les Usurpateurs, gli usurpatori, pubblicato dalle Editions de Sirp, edizione della Sirp di Ginevra, cioè la casa editrice di proprietà di suo marito Serge de Parin, nella prefazione scriveva che la Fiat e tutto quello che ruota intorno all'avvocato e alla cosiddetta ex famiglia reale rappresenta soltanto, aperte le virgolette, una setta, virgola, un potere mafioso, chiuse le virgolette. Traete nelle conclusioni. Hai toccato proprio un punto cruciale, direi, perché io infatti stavo proprio per chiederti, dato che hai parlato giustamente di questi media che sono sempre stati comunque servili nei confronti di Gianni Agnelli, l'hanno sempre presentato come un mito, l'hanno celebrato nei pochi articoli che ho letto oggi, anche per esempio sull'ANSA c'è un ricordo di Gianni Agnelli che ripercorre la sua vita con le solite cose che sono insomma quelle che sappiamo, e sempre appunto presentandolo in un certo modo, mitizzandolo, ecco. E giustamente hai detto che per decenni non si è mai potuto dire qualcosa di contrario a questa narrazione ufficiale, e anche perché molti dei media sono in mano alla stessa famiglia Agnelli Elkann, quindi siamo sempre lì. E però ecco, volevo chiederti proprio questo: parliamo un po' dei lati oscuri dell'avvocato, come viene sempre, anche questo termine, l'avvocato, come viene sempre celebrato, no? E parliamo di questi lati oscuri. Ma quante cause ha difeso? Quante cause ha messo in piedi l'avvocato? Mi sono sempre chiesto questa cosa. Sì, su questa cosa dell'avvocato devo raccontarvi una cosa, un aneddoto molto carino, perché me lo ha detto il figlio di un grande avvocato di Rovigo durante una delle mie conferenze. Allora, innanzitutto Agnelli non è mai stato avvocato, non ha mai dato l'esame per diventare avvocato, era dottore in legge, ma dottore in legge nel momento in cui
il fascismo aveva dato ordine alle università, ai professori universitari, di promuovere tutti, perché era tempo di guerra e quindi bisognava chiudere un occhio. A parte questo, ma uno che volesse fare delle grane dice: è stata un'usurpazione di titolo, no? Perché se uno non è avvocato, come fa a definirsi o essere definito avvocato? Allora, a Rovigo, in una mia conferenza, alla fine si avvicina un signore molto simpatico che mi dice: io sono figlio dell'avvocato Calde Italia e le voglio raccontare, a proposito di quello che lei diceva sulla definizione avvocato di Gianni Agnelli, questo episodio. Mio padre, che era un avvocato molto per bene, di quelli antica che ci teneva le forme, un giorno scrisse una lettera all'Ordine degli Avvocati di Torino chiedendo come mai non prendessero una posizione nei confronti di questo fatto di un avvocato che non era tale e che si definiva in questo modo. Quindi diceva: l'Ordine degli Avvocati di Torino, a tutela del buon nome della categoria degli avvocati veri, dovrebbe intervenire su questa cosa, su questa usurpazione di titolo. E lui diceva: nel caso io mi sbagliassi e Gianni Agnelli fosse davvero avvocato, vi chiedo, primo, di indicarmi in quale data si è laureato, secondo, in quale data si è iscritto all'Ordine degli Avvocati, terzo, presso quali studi professionali ha esercitato. Tre domande molto. Qualche giorno dopo che questa lettera era partita, questo avvocato venne convocato urgentemente dal presidente degli avvocati di Rovigo, quindi dal suo superiore diretto, il quale gli disse tutto rosso in faccia: ma che cosa hai combinato? Che lettera hai scritto a Torino? Mi hanno chiamato l'avvocato grande Stevens e il presidente dell'Ordine degli Avvocati, che in apertura della telefonata mi ha detto: qui di fianco a me il famoso professor avvocato Franzo Grande Stevens, che cosa è questo qui che ha mandato questa lettera? È una cosa vergognosa, siamo di là riuniti per discutere questo caso, abbiamo dovuto mettere all'ordine del giorno questa cosa. E l'avvocato che aveva mandato questa lettera disse al suo presidente: ma semplicemente, anzi ti mostro la copia della lettera, ho chiesto queste cose che mi paiono molto dignitose, molto serie, per evitare disdoro alla categoria, a noi che siamo avvocati veri, professionisti veri, che abbiamo dato gli esami, li abbiamo superati, ci siamo laureati regolarmente. Beh, sempre con in linea i due da Torino, oltre al presidente dell'Ordine degli Avvocati e a Franzo Grande Stevens, si era aggiunto anche l'avvocato Vittorio Chiusano, disse: ma cerchiamo di risolvere questa cosa, per esempio voi come la risolvereste, voi avvocati, che cosa suggerite voi a Torino di fare? Ah, bisognerebbe che noi ricevessimo subito una comunicazione in cui questo avvocato di Rovigo ritira questa richiesta, chiede scusa e dice che non vuole più avere risposte ai suoi quesiti. L'avvocato disse: io per te, che sei il mio presidente di Rovigo, lo faccio questa cosa, però non devo chiedere scusa a nessuno, quindi se vuoi io ritiro questa richiesta, questa lettera. E che cosa risposero da Torino? Sì, aspettiamo subito un fax, perché così nella riunione depeniamo dall'ordine del giorno questa cosa così sgradevole, così imbarazzante, e la risolviamo in un attimo. Cioè, ecco cosa. Questo qui la mandò perché aveva il senso della gerarchia e quindi di fronte al proprio presidente dell'ordine, a Rovigo, non voleva fare grane, non voleva rompere i rapporti, non voleva metterlo in difficoltà. Ecco, questo qui per dirvi la parola avvocato, cioè nemmeno, non si poteva nemmeno, non era nemmeno consentito chiedere all'Ordine degli Avvocati: ma che cazzo fate voi che tollerate uno che si definisce avvocato a Torino? Non vi vergognate voi avvocati veri di tollerare questo tipo di cosa? Ecco, non si poteva nemmeno fare questo, pensate un po'. Io, dopo che sono usciti i miei libri, ho ricevuto una mail da un signore che
andava a caccia di oggetti che riguardavano la famiglia Agnelli. Aveva trovato delle penne che avevano poi tenuto su Gianni Agnelli, aveva trovato delle fotografie, aveva trovato certi ricordi acquistati a delle aste, e tra le altre si era imbattuto in un'asta in cui era stata battuta la tesi di laurea dell'avvocato Agnelli. Cazzo, interessantissima. Dice, ma me la manda, ce n'ha una copia? Lei dice, guardi, non mi dica niente perché sono incazzato con me stesso, perché ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare. Che cosa ha fatto? Dopo aver comprato questa tesi, questa copia, l'ho mandata a Torino con un biglietto dicendo vorrei fare dono a Gianni Agnelli, sapendo che ciò gli farà piacere, della sua tesi di laurea di dottore in legge. E dice, e non se ne è fatta una copia? No. E questi che cosa mi hanno detto? Non mi hanno neanche risposto. Non mi hanno neanche risposto. E io mi sono dato del pirla più volte per aver fatto una cortesia o un gesto come questo. Sono piccole cose, ma sono emblemi di un'arroganza che sia proprio una forma di chi se ne frega, dite quello che volete, scrivete quello che volete, chi se ne frega, cioè è la stessa cosa che ha fatto diventare antipatica la Juventus in tutta Italia, no? Ci accusano di rubare e chi se ne frega. Ci accusano di non essere in grado di vincere la Coppa dei Campioni e chi se ne frega. E cioè, chi se ne frega. E ti riporta all'arroganza, all'impunità, al fatto che tu sai che se ti chiamano, perché i giornali chiamano, cioè, abbiamo comprato una foto di Lapo che si sta facendo una pera ai giardini pubblici di Milano, dico per dire, faccio un esempio assurdo. Ma non vogliamo pubblicarla e non spiegano perché, cioè noi non mettiamo questa spazzatura, ma com'è, è una notizia, è un fatto, è una foto, quindi controllate che non sia un fotomontaggio, controllate che non sia stata ritoccata col computer, controllate che sia vera e poi pubblicatela, non c'è bisogno di fare altre verifiche, no? Controllate che non ci sia ritratta nessuna persona che ha meno di 16 anni e che quindi non può essere fotografate e poi pubblicate. No, chiamano perché non si sa mai. Inimicarsi la famiglia, non si sa mai. John è padrone di tutti i giornali, e non solo, ma se magari li vende poi diventa padrone di altri giornali, e quindi non si sa mai. Sono tutti lì che sperano col piattino in mano di avere un privilegio, di avere un incarico, di avere una prebenda, di avere una strapuntino, uno stipendio, un'automobile Fiat in prestito da provare. E questi, io ricordo 30 anni fa, mi chiamava l'ufficio stampa della Fiat e diceva, senta, è uscito questo nuovo modello di automobile, il nostro ultimo modello, ci farebbe piacere se lei lo provasse in maniera da darci un suo giudizio. Dico, ma io guardi, non ci capisco un caso di automobili, non so neanche come si accende. No, ma guardi, ci fa piacere, glielo mandiamo a casa, e se dovesse succedere un incidente come faccio a riparare i guasti? No, lo mandiamo a prendere noi. E difatti accettai, mi pare fosse una Mirafiori, quindi pensate, una Fiat Mirafiori, quelle lunghe, che si ruppe dopo un paio di mesi, telefonai al numero che mi hanno dato e arrivarono a prenderla sotto casa, la portarono via, dissi devo pagare qualcosa, no, grazie del suo giudizio, ma non mi avete mai chiesto il giudizio, dov'è che devo scrivere il giudizio, no grazie, non importa, volevamo il suo giudizio personale da esperto, esperto di che, si capisco niente di motori, esperto di che, ecco, per dirvi. Allora, io farei una piccola pausa e sì. Facciamo una piccola pausa musicale, così riprendi anche un attimo tu, ti riposi un attimo, non ti abbiamo interrotto. Io poi, ecco, appunto, volevo farti una domanda, come avevo detto dall'inizio. Allora, facciamo una piccola pausa musicale e poi riprendiamo. Allora...
Eccoci, qui ci andiamo ad ascoltare un brano, una cover, diciamo, di un brano di Jean-Michel Jarre, che era Oxygen parte quarta, eseguito da Hank Marvin, che era il leggendario chitarrista degli Shadows. Stato qualche problema anche prima, insomma, di sgancio di internet. Voi ci siete, Stefania? Gigi, ci siete? Sì, tutti? Sì. Ok. Allora, io avevo questa domanda per te, Gigi. Non so se tu in tutte le tue ricerche che hai fatto, diciamo, sulla famiglia Agnelli in generale, insomma, ti sei imbattuto in questa figura di Aurelio Peccei, che era stato comunque alla Fiat in Argentina, che poi sarà quello che metterà in piedi, diciamo, il club di Roma, insomma, questo club abbastanza discutibile per quello che riguarda quello che poi, insomma, hanno prodotto. Volevo sapere da te se per caso tu ti eri imbattuto, diciamo, in questa persona che comunque, diciamo, incontra anche lui in qualche modo la famiglia Agnelli. Allora, no, non lo sento, Gigi, lo sento molto lontano. Che succede? Così non è meglio? No, direi proprio di no. Lo sento. Sì, allora aspettiamo un attimo, vediamo un attimo se possiamo richiamare Gigi, perché c'è sicuramente un problema di audio. Pronto? Ecco, eccoti. Pronto? Eccoti, sì, ecco, sì, adesso ti sento benissimo. Bene. Perfetto. Bene. Sì, Aurelio Peccei è stato uno dei tanti uomini fondamentali per le relazioni internazionali della Fiat, soprattutto in paesi come l'Argentina, dove tu dovevi fare i conti con le dittature i generali, cioè, quando c'è stato il regime, ma soprattutto prima dovevi tener conto dei Tupamaros. Non dimentichiamo i dirigenti Fiat come Robert Ansaluzzo, che è stato rapito, ucciso. Non dimentichiamo altre persone che sono state molto importanti per la Fiat, ma la Fiat aveva una predilezione per costoro. Quando poi ha spostato l'asse con la nascita del mercato comune europeo, il MEC prima, la Comunità Economica Europea, la CE poi, e poi con la nascita dell'Europa inizialmente a 12, si è sempre servita dei commissari europei per farsi i fatti suoi. Non a caso c'erano personaggi come l'ambasciatore Ruggero, che poi divenne ministro ai tempi del governo Berlusconi, ministro degli esteri, e poi venne fatto fuori perché era troppo smaccatamente filo Fiat e Berlusconi non lo tollerava. E c'erano, per esempio, Monti è stato commissario europeo, naturalmente servo della Fiat, perché faceva parte addirittura del comitato esecutivo della Fiat negli anni delle tangenti, e dice di non essersi mai accorto di nulla, né stranamente è mai stato interrogato dai magistrati di Mani Pulite. Nello stesso in tempi più recenti, ma quando il decadimento della classe politica italiana è arrivata a toccare i minimi termini, è chiaro che in Europa non c'erano più personaggi italiani di nazionalità italiana che avessero una certa caratura. Non per tutti alla Mogherini, immaginatevi che tipo di rappresentanza aveva. Uno che invece sa come gira il mondo è Gentiloni, che non è un uomo Fiat, ma sicuramente, se c'è da fare un favore, non si tira indietro. Se notate, il PD in questa vicenda delle dimissioni di Zingaretti ha tirato fuori dal cappello due personaggi, vale a dire Enrico Letta, che nel cappello ce l'aveva già, però è sempre lì in prima linea, come Gentiloni, che, diciamo, in caso di elezioni potrebbero benissimo rappresentare due candidati premier da sbattere in faccia ai cittadini italiani, sempre che nel frattempo il PD non abbia toccato i minimi termini nei sondaggi, nei voti, come
probabile, però due ex presidenti del Consiglio che scendono in lizza, uno dei due lo puoi scegliere ed è un nome spendibile per governare l'Italia. Un altro nome spendibile, si illudono sia i 5 Stelle, si illudono che sia Conte come ex presidente del Consiglio, e a questo punto nel centrodestra ci sarebbero delle difficoltà, non perché la somma dei voti del centrodestra non supera notevolmente i voti di PD e 5 Stelle, ma semplicemente perché di fronte a candidati che sono stati presidenti del Consiglio, quindi Enrico Letta, mettiamoci, Alternativa di Gentiloni, o nell'altro campo quel poco che resta dei voti 5 Stelle con Conte, il centrodestra chi è che può candidare con una credibilità di governo, con una capacità di governo? Non certo Salvini, non certo riesumare la mummia di Berlusconi, che ormai è chiuso in un sarcofago e esce ogni due o tre settimane. E quindi diciamo che la cosa di Berlusconi di non aver mai voluto, di non aver mai creato, di non aver scelto un successore o un delfino, potrebbe creare dei problemi, non che la gente voti in base a questo, perché vota o destra o sinistra, ammesso che quelli là si possano chiamare sinistra, e con tutta la frantumazione che c'è. Però ditemi voi se la Lega, come fanno i tre partiti del centrodestra, in particolare la Meloni e Salvini, a mettersi d'accordo su quale sarà il loro candidato premier. Ecco, ditemi voi quale nome sceglieranno. Lo sceglie prima di tutto chi lo sceglierà? Lo sceglierà la Meloni o lo sceglierà Salvini? Secondo i sondaggi dovrebbe sceglierlo Salvini. Salvini non può mettere il suo nome perché si è troppo autosputanato, ha dimostrato di non essere una persona affidabile, ha dimostrato di non essere capace di fare uno statista, ha dimostrato l'ultima porcata che ha fatto Salvini, ed è veramente una porcata, è stata in Europa qualche giorno fa, quando c'era da votare per l'arresto di un deputato europeo, un esponente catalano di primo livello. È un partito che ha sempre sbandierato Padania, la secessione, l'indipendentismo, la Scozia, la Catalogna, eccetera. Che cosa ha fatto? Ha votato contro l'arresto di quel collega catalano, che rischia la galera e l'estradizione, poiché si trova in Belgio? No, non ha votato, e quindi ha permesso che passasse quel provvedimento che stabilisce che quel deputato catalano venga arrestato e venga estradato in Spagna, dove c'è ad aspettarlo il carcere duro, eccetera. Ecco, questi qui sono le piccolezze, le meschinità, l'assenza di strategia politica, l'assenza di visione internazionale, l'assenza di credibilità, l'assenza di capacità di essere statista di Salvini. Ecco, dimostrato anche in quell'occasione, passata un po' sotto silenzio, ma andatevela a vedere quella votazione lì nel Parlamento europeo su questo parlamentare catalano che si è trovato in questa situazione. Quindi qui mala tempora currunt, vedete, c'è uno che vuol fare il furbo come Corona, che fa sta sceneggiata del taglio, il sangue, che insulta i magistrati, che non ha ancora capito come gira il mondo. Come può pretendere costui, che si trova o dovrebbe trovarsi ai domiciliari per curarsi dalla sua tossicodipendenza, di girare per i collegamenti televisivi, di essere santificato da Giletti in cambio di mandargli due ragazzette che non c'entravano niente con la Terrazza Sentimento, quelle bufale lì? Poi Giletti non ha gli strumenti per capire, non essendo un giornalista, qual è la credibilità, come si costruisce, con quanta fatica, con quanto tempo, eccetera. Cioè, quando dai delle bufale poi alla fine le paghi, perché nessuno ti crede più. E beh, Corona che immagina questa cosa qua, cioè
Credi di essere un impunito? Non so se avete visto le fotografie, i video sotto casa sua, l'ambulanza dove doveva essere caricato, la resistenza, spaccato un vetro dell'ambulanza, 10 poliziotti, certo, perché sapevano che avrebbe fatto uno show, adesso in più si prende la resistenza pubblico ufficiale, si prenderà magari qualche denuncia da parte del magistrato che è stata insultata pesantemente da lui, e quindi si farà 2 anni e mezzo, si farà 2 anni e mezzo di carcere. Per far parlare di sé, tutto per far parlare di sé ancora una volta. Peccato, perché io conoscevo bene il padre di Fabrizio Corona, era un grande giornalista, gli ha trasmesso forse un po' di capacità giornalistica, ma essendo morto prematuramente non ha potuto correggere questo istinto da giornalista che evidentemente per il suo DNA di famiglia Fabrizio Corona aveva ricevuto da suo padre. Suo padre fosse vivo, veramente soffrirebbe molto nel vedere questa situazione, così come soffre sua madre, un'altra persona che ho conosciuto e che ha sempre cercato di calmarlo, di tenerlo buono, ma evidentemente non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, anche se pura quella roba fa male, è inutile farsi illusioni. Anche l'avvocato diceva, eppure purissima, è arrivato fino a 83 anni e quindi secondo questa tesi, se è pura e purissima può non fare male, ma in certi tipi può anche fare male, anche se pura. Il problema è quanto deve essere pura, bisogna chiedere a Lapo una perizia non tossicologica in tal senso, quindi prima di emettere dei giudizi superficiali da non esperti del settore e di questo tipo di neve, ecco, va bene. Tra l'altro questo riferimento che hai fatto adesso è un altro di quei lati oscuri di cui non si deve, non si può parlare nella grande stampa, giusto? Guai, allora possiamo dirlo apertis verbis. L'avvocato era un puttaniere e un drogato, un grande puttaniere e un grande cocainomane. Attenzione, grande puttaniere, nonostante tutte le cose che sono state scritte su Marella, poverina, qui là, un grande puttaniere che ha cominciato da Dalila Di Lazzaro, Monica Guerritore, Anita Ekberg, addirittura... come si chiama quella che abita di fronte al Colosseo, la ex moglie di Eric Clapton, quel bambino Lori del Santo, Lori del Santo perfino, per non parlare delle straniere, l'ultima Barbara di 19 anni, l'ultimo amore a New York, migliaia e migliaia, ma sulla cocaina ci sono delle testimonianze dirette. Testimonianze dirette sono quella di Pamela Churchill, la donna che lo ha svezzato, che lo ha provincializzato, che gli ha insegnato a stare al mondo e come si usano le posate a tavola, colei che lo ha introdotto in importanti salotti finanziari subito dopo la fine della guerra, perché lo ricordiamo ancora una volta, l'avevamo già detto nelle nostre trasmissioni, che lui nella estate del 45 e 46, quindi immaginate come deve essere stata bella quell'estate, la prima estate senza la guerra, pur avendo una villa bellissima in Costa Azzurra, la Leopolda, vedeva che alle sue feste non andava nessuno di coloro che aveva invitato, e tantomeno nelle feste altrui veniva invitato. Perché? Perché gli stranieri sono seri. Non invitano una persona non solo che ha perso la guerra, perché l'Italia ha perso la guerra, ma che con la sua fabbrica ha costruito le armi per uccidere i soldati inglesi e americani che venivano a liberare l'Italia. Quindi gli stranieri in queste cose sono molto, ecco perché gli inglesi, gli americani, anche gli arabi c'erano allora, i russi non c'erano ancora, ecco perché non lo invitavano, ma a sdoganarlo ci pensò Pamela Churchill, la quale non solo
portava il cognome Churchill, dato che era stato consentito dall'ex suocero Winston, Sir Winston Churchill, uno dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale, ma perché era la mamma di Winston Churchill Jr., cioè il figlio nato da lei e dal figlio di Sir Winston, cioè Randolph Churchill. Allora, se tu arrivi e sei accompagnato da una signora che si chiama Churchill, ecco che ti fanno entrare, ecco che ti sorridono, ecco che ti sdoganano, ecco che ti consentono di partecipare alle loro feste o vengono alle tue feste. Solo che Pamela non gli hai presentato questi qui solo per fare delle feste, ma gli ha presentato i Rothschild, gli ha presentato i banchieri ebrei Meyer della banca Lazard Frères, gli ha presentato personaggi della grande finanza mondiale con i quali sono stati stabiliti degli accordi finanziari, e la Fiat, che in quel momento aveva bisogno di grandi finanziamenti per ricostruire gli stabilimenti dopo i bombardamenti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ecco che grazie a Pamela Churchill. Ecco, quando Pamela Churchill sorprende nel letto della loro casa Gianni Agnelli con una diciassettenne, vedete che il bunga bunga esisteva già, ma venne perdonato allora, sorprende Gianni a letto con una giovane che si chiama Anne-Marie d'Estaingville, Gianni se ne va, la ragazza si è dimenticata la borsa nella casa dove si svolgeva la festa e dove lui l'ha rimorchiata portandola via al fidanzato, allora lui va a recuperare questa borsa ma viene affrontato dal fidanzato della ragazza, colui che era arrivato con la ragazza, una discussione violenta, Gianni scende in cortile e risale in macchina con lei che lo aspetta ed è con la camicia strappata, sangue nel volto, sulle braccia, ha fatto a pugni in sostanza, allora lui si mette al volante, corre a crepapelle e si schianta in una galleria contro un furgoncino di macellai che stava andando al lavoro a Nizza. Lì c'è il famoso episodio in cui la sua gamba destra rimane sotto il pianale e lo estraggono una fatica, lo portano in ospedale e Pamela Churchill accorre dopo aver saputo di questo incidente e ferma i medici che stanno per amputargli la gamba, che stanno per dargli l'anestesia, che stanno per operarlo, con questa frase: non potete operarlo, ma lei chi è, signora? È una parente? È la moglie? No, non sono nessuno, ma non potete operarlo, e qui pronuncia le parole fondamentali: non potete operarlo, non potete anestetizzarlo, perché? Perché è pieno di alcol e droga, è pieno di alcol e droga, e difatti non lo operano, interrompono immediatamente il tentativo di anestetizzarlo e di dargli la narcosi prima di intervenire chirurgicamente, e poi il giorno dopo verrà trasferito in un aereo privato a Firenze, dove verrà operato dal famoso ortopedico il professor Calvetti, sotto la supervisione del professor Dogliotti, arrivato da Torino. Il professor Dogliotti non si intendeva di ortopedia, ma era un grande chirurgo e era stato chiamato proprio per vedere che non ci fossero problemi legati ancora agli effetti della droga. Le notti cui partecipava Gianni sulla Costa Azzurra erano note come les nuits blanches, le notti bianche, non quelle inventate dall'assessore Nicolini a Roma, non quelle della Movida prima che ci fosse il Covid, ma les nuits blanches per il colore della polvere e della neve che esisteva in questi grandi vassoi d'argento. Altre testimonianze in questo senso si trovano sul biopic, cioè la biografia filmata realizzata dalla HBO qualche anno fa, intitolata Agnelli, che voi trovate su YouTube, cercate HBO and Agnelli e troverete questo evento dove ci sono molte testimonianze, tra cui quella di un suo amico greco, che parlano di questo uso sfrenato di droga che Gianni Agnelli faceva. E non credo che poi questo sollazzo gli sia passato nel corso del tempo. Ma sono fatti loro, quindi questi, cioè la depravazione di questi tipi, il fatto è che non, quello che fa specie è l'ipocrisia che circonda queste cose, cioè
cioè da una parte mi viene quasi da solidarizzare con Lapo, se viene preso lui che è fatto si scandalizzano tutti, cose eccetera, lui è furbo, quindi è furbo, anzi ha una detta stampa furba che gli ha insegnato nel corso degli anni a prevenire questo tipo di cose con queste robe finto beneficenza che lui sta facendo, questi Twitter con cui inonda la popolazione continuamente, dimenticandosi poi delle cose più essenziali, o quella del rispetto di sua madre, dei suoi fratelli, in particolare di sua sorella Maria che si trova in Georgia, dimenticata da tutti e che vive come se fosse una stracciona, diciamocelo chiaro. Ecco. Beh, ma lui proprio non la, neanche la nomina, insomma. Mi è capitato di vedere una delle ultime interviste fatto da Mara Venier, che si era ossigenato i capelli. Lui nomina insomma. Solo nonno Gianni e nonna Marella. Non si rende conto che in quel momento sta facendo uno sfregio a un'altra nonna che lui ha, perché anche Lapo ha quattro nonni come tutti noi, cioè Carla Ovazza, cioè la mamma di Alain Elkann, cioè la nonna paterna di Lapo. Non li nomina, questi non li nomina, non nomina i suoi, nomina solo Ginevra e John, i suoi fratelli, infatti, ma dimentica gli altri cinque con cui è cresciuto. Ecco, anche qui altra dritta per i lettori, andare a vedere, per gli ascoltatori, andare a vedere su Rai Play, lo trovate sul vostro televisore o forse anche trovate su internet. Il film Magari, regia di Ginevra Elkann, la quale racconta la sua famiglia. Vedete Lapo da piccolo, vedete John da piccolo, vedete Ginevra da piccola, vedrete Margherita che fa una specie di suora laica. Guardatelo, ci sono anche tre camei indimenticabili. Subito all'inizio c'è Alain Elkann con la faccia da pesce lesso, che naturalmente gli hanno detto di non guardare verso la telecamera, lui guarda verso la telecamera. Poi c'è addirittura un cameo di John Elkann, che esce dall'ospedale israeliano a Roma sull'isola Tiberina, questo cappotto lungo nero, un po' porta sfiga anche, e esce. Ma soprattutto c'è la chicca di Ginevra Elkann, che raffigura suo padre, questo qui che non ha mai fatto un cazzo nella vita, eccetera, che è raffigurato come attore da Scamarcio. Pensate un po', Scamarcio, cioè quello là che vuol fare l'intellettuale ebreo, qui, là, su, giù, Scamarcio, scelto dalla figlia di Alain Elkann per interpretare suo padre. Pensate che stima ha questa ragazza di questo qui, e dalla classica cosa di uno sempre senza soldi, di questi che nel mondo romano ti dicono: oh, c'è una sceneggiatura in mano, però non trovo un regista che me la produce, mi dice mai comprano i diritti, ma però c'è un progettino, una cosa, una bella storia, un romanzo proprio ambientato, però non trovo l'editore che me lo pubblica. Ecco, così Riccardo Scamarcio, scelto per ambientare il papà di John Elkann e di Lapo Elkann. Io credo che questa sia la chiusa migliore di questa nostra serata. Sì. È vero, come sì, anche se io, Gigi, com'è agghiacciante e com'è interessante e agghiacciante. Esilarante, sì. Scamarcio che raffigura il papà di John Elkann. Pensate un po' che famiglia questa sono, Anche se in realtà, Gigi, io ne avrei anche altre di cose da chiederti, però mi rendo anche conto che ormai siamo quasi arrivati alle due ore, quindi casomai poi riprenderemo l'argomento. Dai. E l'unica cosa che mi era venuta in mente, allora, quando tu hai citato adesso l'altra nonna, la nonna paterna di Lapo e di John, Carla Ovazza, che anche lei discendente da una famiglia di banchieri di origine ebraica, se non ricordo Sefarditi, male, sì, così come il padre di Alain Elkann, che era un banchiere industriale, anche rabbino della città di Parigi, esatto, sì. E questa però la particolarità che
anche di questo non si parla mai, non si sente mai parlare, che la madre di Alain, Carlo Vazza, è stata anche vittima di un sequestro di persona nel 76, certo, proprio l'anno dopo il matrimonio di Alain con Margherita. Sì, e addirittura questo venne poi scoperto dagli inquirenti dopo che liberarono la signora, la quale era stato tagliato un orecchio per spingere, cioè l'avevano rapita non in quanto madre di Alain El Khan, ma come consuocera di Gianni Agnelli, sperando che fosse Gianni Agnelli a pagare il riscatto. Se ne è guardato bene lui, allora hanno mandato l'orecchio, però la polizia poi è riuscita a far luce e venne fuori dalle testimonianze di questi arrestati che durante il matrimonio a Villar Perosa, in municipio, tra Margherita Agnelli e Alain El Khan, alcuni basisti dei rapitori erano lì a studiare i volti, a capire le cose, quindi la sorvegliavano da tempo. Ma il problema non riguarda tanto la nonna paterna di John Ebraica, il nonno paterno di John Ebraico, riguarda un'altra cosa che è molto fondamentale, che TV dimostra la doppiezza di questa gente, cioè possono fare tutto, sbattersene delle regole e nessuno dice niente. Una delle cose fondamentali della religione ebraica è che per essere definito ebreo, per appartenere alla religione ebraica, ci vuole un requisito fondamentale, vale a dire tua madre deve essere di religione ebraica. Qui al signor John Elkann manca il requisito fondamentale, perché sua madre, virgola, Margherita Agnelli, virgola, è tutto tranne che di religione ebraica, è stata tutto tranne che di religione ebraica, prima cattolica, ora greco-ortodossa. Quindi spiegatemi come fa questo qui a essere definito, ad autodefinirsi, ad essere accettato come ebreo, spiegatemelo, perché non lo capisco. Per partecipare al concorso bisogna avere dei requisiti, se non c'hai il requisito base come fai a partecipare al concorso, giusto? Spiegatemelo, ditemi com'è possibile, com'è possibile? Forse un po' di soldi messi un po' dentro qualche banca un po' importante. Io vi ringrazio tanto. Grazie. Ci sentiamo allora la prossima settimana. Grazie a voi. Buonasera. Grazie a te, Gigi. Grazie. Grazie. Ciao. Bene, allora noi ha ricordato insomma Stefania dove potete trovare insomma i libri di Gigi. Basta andare sul suo sito www.gigimoncalvo.it e lì trovate tutto insomma, se volete approfondire. Allora, detto questo, possiamo anche salutarci, Stefania. Sì, e quindi buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, e anche da parte mia, e vi lascio in compagnia di Rino Gaetano, Non te regge più.